Zombie apocalypse. Buongiorno ragazze, buongiorno a tutti e a tutti. Nuovo video del Buona Domenica a tutti. Ovvero, un video vlog barra chiacchiericcio. Come state voi? Spero bene. E niente, dunque, oggi è la festa del papà. Auguri a tutti i papà. E anche auguri al mio papà. Auguri Titi, auguri Sidney. Auguri, ti voglio bene. E niente, che dire. Oggi lo festeggio con grande felicità, anche se non è facile festeggiare, però io le voglio bene. In che senso non è facile festeggiare la festa del papà per me? Perché non voglio dire troppo, ma neanche troppo poco. Mi manca perché è in America, però ogni tanto lo sento per via di questa piattaforma qua, ovvero YouTube, perché mi commenta, mi scrive I love you baby. Non so se voi avete mai notato questo commento, ma io che sono la sottoscritta di YouTube lo noto sempre, quindi è vero, sì, grazie, se tu sei la figlia è ovvio che lo noti. Sì, è vero, però molti non potrebbero conoscerlo questo signore. Io lo conosco perché mio padre, ma va, sto dicendo una cosa scontata ma reale, io sono realistica in certe cose, in quello che voglio io, quindi niente. Scusate la mood. A proposito, PS, se mi vedete in pigiama, e vedete che sono in pigiama, aspettate, sono in pigiama e con i pantaleggings, perché non si vedete neanche l'altro telefono che ho, vabbè, sto registrando con un altro telefono, ma non ci importa niente di quello che sto dicendo. Comunque, sono in pigiama, c'ho il pantaleggings che non ho voluto togliere ieri perché avevo troppo freddo, questo è caldissimo. E di quelli che ho costato al mercato di Palau, ovvero quelli che sono costati 5 euro, e vabbè, sono in pantofole, sono tenuta casalinga e più c'ho pigiama. Però siccome avevo questo pizzichetto qua, questo biciuc, come si chiama lui, vabbè, questa molletta, chiamiamola col suo vero nome, molletta, non biciuc, vabbè, e nulla, semplicemente mi sono messa questo fermaglio qua, questo laccio qui, perché non è un laccio, è un lega capelli elastico che si è tutto slabrato, però slabrato, però almeno riesco a tenerli non troppo sciolti, è vero, potrei tenerli sciolti, ma quando non sono troppo disordinati. Oggi li ho tutti annodati, mezzi schifosi, quindi cosa ho detto? Faccio una bella chignonne e me li unisco tutti e ciao proprio, e buona lì, perché erano troppo, sembrava una scappata di casa, ragazze mie, sembrava una scappata di casa, quindi ho detto no, ci tengo a tenermi almeno un po' più decentemente possibile, quindi ho detto o mi tengo i capelli tutti da strega oppure me li da strega. No vabbè, è così ragazze, oppure me li do una bella domata, li metto a posto, li unisco tutti, li metto una cipolla o un qualcosina, anche se la cipolla fa un po' è bruttina, ma beh, peggio di così non si poteva andare, e l'ho tenuti così per fare almeno questo video, che riccio come lo chiamo io. E niente ragazze, questo era per dirvi semplicemente che ho voluto fare questo video per parlare un po' con voi, piuttosto non so che ore sono, quasi mezzogiorno, arriviamo alle 11 e poi sono mezzogiorno, ah no, le 11 sono già, che cacchio sto dicendo, sono le 11:51, sì, a mezzogiorno mia nonna sarà già qua, già me lo immagino che mia nonna sarà qua, perdonatemi le sopracciglia ma non ci posso fare niente, anzi potrei farci qualcosa, ho lavato la faccia ma non mi sono truccata perché non mi imbelletto per così poco, per stare su, vabbè, mi potrei imbellettare quando voglio fare video get ready with me, ovvero io mi preparo con voi, però oggi non l'ho voluto fare, quindi resto così come sono, tanto chi mi vede, a parte voi, vabbè, lo so, se entro su una piattaforma come YouTube e mi presento, devo essere almeno più presentabile possibile, se no non c'è niente da fare,
Meglio non mi presento, questa è così poco ordinata e poco. Vabbè, aggiungiamo una cosa: devo farmi anche la doccia. Non ho fatto neanche la doccia. Di solito la doccia me la faccio prima di iniziare tutti i video che devo fare, ma questa volta ho fatto un'eccezione solo perché volevo parlare della festa del papà. Perché oggi, appunto, è la festa del papà. E ho detto: vabbè, che è tutto marketing, però. Marketing o non marketing, ho voluto fare gli auguri a tutti i papà in generale perché solo mi meritano, dai. E niente. Quindi, tutto sommato, sono contenta che oggi sono riuscita a fare questo video perché domani non so se riuscirò a fare video perché domani devo fare altro. Non vi dico cosa perché sennò non lo so cosa potrebbe succedere, quindi oggi, domani devo uscire, fare un'uscita. E dove vai? Non ve lo posso dire perché mio nonno non vuole, ma non è che non ve lo posso dire, perché ve lo potrei anche dire, però preferisco dirlo quando ritorno, perché così è meglio per voi. Sì, non è che è meglio per voi, insomma, preferisco dirlo quando sono ritornata, semplicemente quando sono guarita dall'intervento ai denti, non è sicuro. Forse neanche interverranno, forse prima la visita e poi se vedo che non riesco a stare seduta sulla poltroncina del dentista, allora se mi dovranno incidere o faranno la puntura, l'anestesia, e grazie, sì, l'anestesia per forza di cose mi faranno l'anestesia, però almeno se vedono che si complica la situazione. Allora mi ricovereranno, se no non lo so ragazze. Sperando sempre che il nostro Signore mi assista, perché è quello che io mi auguro, che il nostro Signore mi assista, perché se no così veramente. Già c'ho paura io, non ho paura del dentista, ma di come dovranno incidere, non so neanche come cavolo incideranno sulla mia gengiva, perché c'ho del marcio tra le dente che si è rotto, perché è un dente qua in fondo che si è rotto. Vedete questo piccolo nocciolino che si vede? No, non si vedrà mai nulla. Vabbè, questo qua che sto toccando è una nocciolina gengivale, sì, tanto per intenderci. E attraverso questa nocciolina dovranno intervenire a incidere. No, adesso non sono un medico, non sono un dentista, ne so ben poco, però a quanto pare. Se qualcosa va storto, mi ricovereranno. Punto. Finito lì. Però per il momento io non so niente, quindi. E dove vai? Appunto, non ve lo dico perché l'ho già detto l'altro giorno. Pare che l'abbia detto anche oggi. Oggi, questo lì, ieri. Però se. Vabbè, ve lo dico. Vado a Sassari. Oramai ve l'ho detto, però. Se vado a Sassari, non lo so. Se ritorno subito o se trattasi di un momento, boh, magari sul momento starò buona e ferma, ma non ne ho idea perché i denti sono, non vi voglio dire cosa sono, sono dei, stiamo per dire una brutta parola, sono orribili, non voglio dire cosa, ma sono orribili, ragazze, perché i denti sono veramente tremendi, sono tremendi i denti, ecco perché vi dico sempre. Che i dentisti sono bravi, ma c'è poco di bravura, non c'è bravura che tenga se uno ha paura di vedere una cosa incidere, vabbè. Non ci voglio pensare, non ci voglio pensare, perché voi direte, dai che andrà tutto bene. Sì, lo so, mi direte voi che andrà tutto bene. Bisogna vedere fin quando andrà tutto bene. Se no su cosa interveniamo se non c'è speranza di andare tutto bene? Di andare tutto bene, esatto. Se riesco a parlare qualche volta. E quindi niente, ragazze, io mi auguro tutto bene perché altrimenti non sarebbe più. Già. Sono già più di 3 settimane che sto con questo dente a lotta. Con questo dente lotta e poi ho le radici marce che sono da togliere, ecco cos'è il fatto. C'ho le radici marce e devo andare a togliere, quindi devo ripulire tutto. Insomma, un casino c'è dietro a questa mia bocca, questi miei dentacci. Già, io rido, ma c'è poco da ridere. Sto drammatizzando sulla situazione. Quindi,
tutto sta il fatto che sì, domani sarò a Sassari, molto probabilmente sì, perché domani è 20, quindi lunedì 20 marzo, e mi dovranno, non so cosa ancora mi andranno a fare o a visitare, visitare sì, certo sarà così visitare, però boh, sono già 3 settimane, più di 3 settimane che sono a lotta prendendo l'antibiotico per sgonfiarsi sta roba. Poco fa ho preso come si chiama? I fermenti lattici presi in farmacia, che sarebbero, come si dice? Sì, già siamo capiti. I fermenti lattici sono quelli che servono per stare un po' meglio l'organismo. Già lo sapete anche voi. Se volete ve li faccio vedere, aspettate un secondo. Sono questi, mi guardate ragazzi. Fatemi consigliare dal vostro farmacista, saranno super buoni. Anzi, a me piacciono da morire. Però devo prendere uno passato dopo una mezz'ora. Credo che sia così. Poi, casomai, mi farò dire dal mio farmacista di fiducia. Perché ne ho tanti. Sono tutti bravi, professionali. Nulla da dire. Professionisti, anzi, da. E questa è la situazione, questo è quello che prendo ogni tanto dopo l'antibiotico. Guardo di là perché se arriva mia nonna devo smettere, quindi vado, cambio location perché lei non si vuole ripresa quando non deve fare video spesa. Comunque niente, questo è quello che mi hanno dato da prendere dopo l'antibiotico, ma io lo prendo quando non c'ho più l'antibiotico perché so che mi fa bene per l'organismo, va bene, punto. Scusate ragazze, ma l'ho messo come dire, nel cassetto delle medicine, perché è meglio così, almeno so dove l'ho messo e me lo trovo dove. Allora, che ore sono? Quasi mezzogiorno, aiuto, devo chiudere, devo fare prestino. Non ho fretta, però onde evitare che mia nonna si veda in telecamera, devo stringere. Allora, che sarà un po' improbabile. Comunque. Sì, alla fine sono contenta che mi tolgo questo dente, che poi non ce n'è più, però mi tolgo le radici e così la mia bocca non fa più brutto odore. È brutto da dire, ma c'è del marcio da queste parti, quindi in qualche modo mi devo sbrigare. Già, guardo l'orario perché è importante. Niente, ragazze, questo era tutto. Già 12 minuti che registro e 35 secondi, quindi. Un bacio, buona festa del papà a tutte e a tutti, youtuber, non youtuber, quello che è, e ci vediamo al mio ritorno da Sassari. E quindi non lo so quando torno perché non ne ho idea, però spero che non mi ricovero perché non c'ho proprio voglia di stare in ospedale. Io non mi piacciono gli ospedali, devo dire la verità, ma credo che a nessuno piacciono. Però niente, buona domenica a tutti, se il video vi è piaciuto mettete un bel pollicione in su. Un commentino, like, dislike, quello che volete voi. E ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi, attivate la campanella e seguitemi su tutti i social, Instagram, Facebook e TikTok. Ciao, e su Twitter anche. Ciao. Buona domenica. Ciao, buona festa del papà. Ciao. Zombie apocalypse.